Un saluto a tutti i lettori di Telefonino.net, oggi proviamo un device un po' particolare. Si tratta infatti del Ruggear Swift Plus DG220. Smartphone realizzato dalla Animaltech, è un dual SIM resistente ad acqua, polvere ed urti con certificazione IP67. Apriamo subito questa particolare confezione, all'interno è ovviamente presente il telefono. Abbiamo poi questo piccolo giravite che serve per accedere al vano batteria, che è ovviamente protetto da questo sportellino a tenuta stagna. Abbiamo poi una cuffia auricolare stereo di tipo in-ear con il tastino di risposta di buona qualità, un cavo dati USB micro USB ed un caricabatterie con porta USB da 1 A in uscita. Vediamo subito le dimensioni, che sono di 124x68.5x29 mm di spessore, il peso è di 210 grammi. Abbastanza comodo da utilizzare, ovviamente non abbiamo delle dimensioni particolarmente ridotte, ciò è dovuto anche a questa particolare corazza. Si tratta infatti di una scocca in policarbonato protetta da questi inserti in gomma resistente. Come detto è certificato IP67, può resistere ad acqua, polvere ed urti, può resistere a cadute da un'altezza di circa 2 metri, può essere immerso in 1 metro d'acqua per circa 30 minuti ed ha una temperatura di esercizio compresa tra i meno 20 e i 60 gradi centigradi. Andiamo subito a vedere il vano batterie, non l'ho del tutto stretto per accederci con una certa rapidità, batteria che è da 2060 mAh, che con il mio tipico utilizzo, prevalentemente connettività dati per email in push, messaggistica, social network, e una trentina di minuti di conversazione mi ha permesso di utilizzare questo telefono per circa 2 giorni, quindi davvero un'ottima durata. Abbiamo poi qui anche i 2 slot per le SIM, entrambe sono in formato standard, anche se qui ho utilizzato la mia micro SIM. Abbiamo poi uno slot per micro SD, abbiamo già di serie una micro SD da 4 giga in dotazione, quindi già una buona dotazione di memoria che va ad espandere i circa 4 giga interni, di cui, come vedremo, solo due possono essere realmente utilizzati. Andiamo subito ad accendere il telefono tramite il tasto posto sulla parte superiore. Sul lato destro abbiamo i tasti per la regolazione del volume, il tasto per accedere alla fotocamera e per scattare le foto. Protetto invece da questo sportellino abbiamo il jack audio da 3.5 mm, il connettore micro USB. Sul lato sinistro invece abbiamo questo tasto che serve ad utilizzare il device con un'applicazione push to talk che viene preinstallata, ovviamente necessario registrarsi, mentre sulla parte anteriore il vetro è un Gorilla Glass della Corning, abbiamo una fotocamera VGA, sensori di luminosità e di prossimità e di 3 tasti funzione con retroilluminazione, presente qui il microfono principale. Sul retro abbiamo la fotocamera da 5 megapixel con il flash a LED e l'altoparlante di sistema. Qui è invece presente una piccola fessura che ci permette di attaccare un laccetto. Per quanto riguarda il display, è un 3.2 pollici, un TFT con una risoluzione di 320x480 pixel. Non è un display eccezionale, si vede comunque molto bene alla luce diretta del sole, la definizione ovviamente non è molto elevata, anche l'angolo di visione non l'ho trovato particolarmente ampio, soprattutto quando andiamo ad inclinarlo verso il basso. Non ci sono invece particolari problemi se lo incliniamo nelle altre direzioni. Per quanto riguarda invece il processore, si tratta di un MediaTek MT6577 che è un dual core Cortex A9 da 1 GHz con 512 MB di memoria RAM, mentre per quanto riguarda la memoria utente abbiamo 4 GB di cui circa 2 sono a nostra reale disposizione. Come detto, possiamo espandere la memoria e abbiamo la possibilità di impostare la micro SD come disco di scrittura predefinito, quindi abbiamo la possibilità di andare ad installare anche applicazioni particolarmente pesanti. Per quanto riguarda il supporto alle reti, abbiamo la possibilità di utilizzare su entrambe le SIM le 4 bande GSM, GPRS ed Edge, mentre solo sulla SIM 1 abbiamo anche il supporto alle 3 bande UMTS HSPA+. È presente il Wi-Fi BGN con Wi-Fi Direct e anche Wi-Fi Hotspot, il Bluetooth 4.0 e la porta micro
micro USB con supporto MTP, PTP e archivio di massa. Possibile anche utilizzare della micro SD solo per ricaricare il device. Abbiamo poi anche un ottimo ricevitore GPS assistito ed una ricca serie di sensori, tra cui l'accelerometro, la bussola digitale, il barometro, sensori di umidità, rilevatore di temperatura. È presente anche una radio FM stereo. Il sistema operativo è Android, andiamo a vedere la versione. Si tratta della 4.1.2, quindi abbiamo Jelly Bean, difficile che verrà aggiornato a versioni successive. Interfaccia utente che è praticamente quella classica di Android, non sono presenti particolari personalizzazioni. Abbiamo la classica possibilità di programmare accensione e spegnimento, abbiamo anche la possibilità di personalizzare dei profili audio e abbiamo anche la gestione delle due SIM tipica di MediaTek, quindi con possibilità di impostare un nome ed un colore per ciascuna SIM, impostare la SIM predefinita per chiamate vocali, videochiamate, messaggi e connessione dati. Abbiamo anche la possibilità di associare le SIM a determinati contatti. Non ci sono, come detto, altre novità, altre particolari personalizzazioni, quindi anche il drawer è quello classico di Android con applicazioni widget ed accesso rapido al Play Store. Per quanto riguarda invece la possibilità di personalizzazione dello sfondo, abbiamo anche la possibilità di impostare uno sfondo video, come abbiamo visto anche su altri smartphone basati sul processore di MediaTek. Passiamo adesso alla parte telefonica. Non è presente la ricerca rapida in rubrica, abbiamo invece la videochiamata standard e abbiamo anche la possibilità di registrare la chiamata. Componiamo il 190, mettiamo in viva voce il volume al massimo e ascoltiamo. Allora, per quanto riguarda la qualità tramite l'altoparlante di sistema, come avrete già potuto ascoltare, il volume è davvero molto molto alto e anche la qualità risulta abbastanza pulita, non ci sono particolari distorsioni. Mi è anche piaciuta la qualità tramite la capsula auricolare, forse leggermente mancano leggermente un po' le tonalità basse, comunque è davvero una buona qualità, così come non ci sono assolutamente problemi per quanto riguarda la ricezione del segnale UMTS e di quello GSM. Buona anche la ricezione del segnale Wi-Fi, quindi davvero una buona parte telefonica, messaggistica che è quella classica di Android, quindi abbiamo il classico client SMS ed MMS, la tastiera è quella classica di Android, davvero molto fluida e reattiva. Ovviamente le dimensioni del display penalizzano un po' la scrittura, è davvero molto molto piccola. Abbiamo anche la dettatura vocale tramite il motore di Google, anche in modalità offline. Per quanto riguarda invece le email, abbiamo ovviamente Gmail, ma abbiamo anche il client di posta elettronica di Android con possibilità di preimpostare caselle in formato POP3, IMAP4 ed Exchange. Abbiamo anche la possibilità di visualizzare messaggi in formato HTML senza la possibilità di avere il pinch out completo, ma questo ovviamente sappiamo che sono davvero tanti i telefoni che non permettono di avere la panoramica completa del messaggio. Navigazione web affidata sia a Chrome sia al classico browser di Android. Ricordo, come di consueto, che siamo sotto copertura Wi-Fi. Andiamo su telefonino.net, aspettiamo il caricamento. Già completato, doppio tap che ci permette di adattare la colonna alla larghezza del display, doppio tap sicuramente reattivo, anche tutto sommato la fluidità sul telefonino mi sembra buona. Entriamo all'interno di una notizia ed abbiamo anche la possibilità di riformattare il testo per adattarsi alla larghezza del display, e questa è sicuramente una funzionalità molto importante su un display di queste dimensioni. Andiamo anche su Repubblica. Attiviamo la vista in formato desktop. Aspettiamo il caricamento, possiamo già cominciare ad effettuare uno scroll che tutto sommato mi sembra abbastanza fluido. Doppio tap, anche abbastanza reattivo. La pagina è stata caricata del tutto. Proviamo anche ad aprire una notizia. Proviamo questo. Doppio tap e il testo viene
riformattato anche con una certa velocità. Qui ovviamente abbiamo questo pop-up di Repubblica che, come di consueto, va un po' a penalizzare la navigazione. Navigazione web che, tutto sommato, direi che, pur tenendo conto che abbiamo un display un po' piccolino per quanto riguarda la diagonale, risulta comunque abbastanza piacevole. Per quanto riguarda invece la multimedialità, apriamo la fotocamera, questa è l'interfaccia utente, qui abbiamo la possibilità di attivare fotocamera, videocamera, foto in formato panoramica, anche questa modalità di foto scattate in sequenza. Per quanto riguarda le impostazioni, abbiamo la possibilità di attivare l'HDR, di regolare il bilanciamento del bianco, di attivare questi effetti colori, modalità di scena, e poi abbiamo tutta una serie di impostazioni, queste sono quelle relative alla fotocamera, quindi possibilità di andare ad attivare lo zero shutter delay per degli scatti molto rapidi che possiamo effettuare anche tramite il tasto posto qui sul lato superiore. Abbiamo poi la possibilità di effettuare lo scatto in sequenza, regolare esposizione, attivare l'autoscatto, tutta questa altra serie di regolazioni, foto che possono avere una risoluzione massima di 5 megapixel solo in formato 4/3. Per quanto riguarda invece la videocamera, queste sono le impostazioni. Anche qui abbiamo la possibilità di andare a regolare il bilanciamento del bianco, possibilità di applicare questi effetti colore, di applicare, di attivare la registrazione al rallentatore. Poi andiamo all'interno delle impostazioni, abbiamo la possibilità di impostare la risoluzione massima, che è una Full HD a 15 frame al secondo, ma consiglio di utilizzare una risoluzione HD a 30 frame al secondo, dove i risultati sono sicuramente migliori. Abbiamo anche la possibilità di attivare uno stabilizzatore d'immagine digitale, messa a fuoco continua, e abbiamo anche qui la possibilità di andare a regolare nitidezza, tonalità, saturazione, tutte queste altre serie di impostazioni. Andiamo a vedere il risultato fotografico, che preannuncio che è sicuramente abbastanza buono per quanto riguarda le foto, che risultano abbastanza buone. Vi invito comunque a vedere la galleria fotografica nella pagina della prova su telefonino.net, perché ovviamente tramite questo display non è possibile apprezzarne la qualità. Quindi direi, tutto sommato, foto abbastanza buone. Questa è una macro, sicuramente si comporta bene, tutto sommato buoni anche i video. Ovviamente, come detto, consiglio la risoluzione HD, non utilizzare la Full HD che risulta davvero particolarmente scattosa. Quindi una multimedialità tutto sommato abbastanza buona per quanto riguarda foto e video. Andiamo a vedere anche il player video, andiamo all'interno della nostra cartella di test, un player video che riesce a riprodurre file in formato MP4 sia in HD sia in Full HD, ovviamente i Full HD con qualche scattosità, possibile anche la riproduzione dei filmati in DVX e anche degli MKV. Proviamo proprio ad aprire un MKV con risoluzione Full HD. Non è supportata la traccia audio AC3, quindi in questo caso non l'ascolteremo, però come potete vedere, ovviamente con i suoi limiti, con le sue scattosità, viene riprodotto anche l'MKV in Full HD. Per quanto riguarda invece il player audio, qui abbiamo il classico player musicale di Android, lo conosciamo già bene, possibilità di visualizzare i brani per artista, album e gestire le playlist. Andiamo ad ascoltare i Simple Mind. Allora, per quanto riguarda la qualità tramite questo altoparlante di sistema, è davvero ottima, una bella timbrica, anche abbastanza corposa, non ci sono distorsioni, davvero un'ottima qualità. Buona anche la qualità tramite le cuffie auricolari in dotazione, come detto è anche presente una radio FM stereo con RDS. Proviamo anche a vedere come si comporta questo device con il gaming. Sono riuscito ad installare Asphalt grazie alla possibilità di impostare
usare la memoria esterna come disco di scrittura predefinito. Ovviamente il gaming non è il core di questo device, che ha sicuramente altre doti. Il sistema riconosce una grafica media, ma comunque per avere una giocabilità abbastanza accettabile va impostata su scarsa. Andiamo subito a iniziare una partita. Davvero molto alto il volume di questo altoparlante integrato, lo abbassiamo un po', mi avvicino un po' alla telecamera. Caricamento che ovviamente ci impiega qualche secondo in più, ma si parte. Direi che tutto sommato con questa risoluzione la giocabilità è sicuramente accettabile. Ovviamente con giochi meno impegnativi non ci saranno assolutamente problemi. Quindi questo telefono, oltre che essere molto resistente, può essere anche utilizzato per giocarci, così ovviamente nel tempo libero. Tra le altre applicazioni che sono state già precaricate su questo device, abbiamo questa qui, BPair, che praticamente ci consente di utilizzare il device come un walkie-talkie, un'applicazione push to talk. Funziona tramite questo tasto laterale. È necessario ovviamente la registrazione e anche che il nostro interlocutore abbia installato questa applicazione sul suo device. Presente anche il Dolphin Browser, un file manager. Abbiamo poi anche Kit Auto, che ci consente di avere questa interfaccia utente semplificata quando ad esempio vogliamo utilizzare il device in automobile. In conclusione, quindi, il Zag Gear Swift Plus LG 220 viene venduto a 399€ e sarà distribuito in Italia da Il Telefonino di Brescia. Il prezzo è sicuramente elevato se prendiamo in considerazione unicamente le sue caratteristiche tecniche, ma qui c'è anche da tener conto, a mio avviso, delle sue caratteristiche di impermeabilità, di resistenza alle cadute, alla polvere e anche alle elevate temperature. Tutte queste caratteristiche lo rendono sicuramente un device destinato in modo particolare a chi necessita sempre di un telefono affidabile in ogni condizione ambientale. Un'affidabilità inoltre garantita anche dall'elevata durata della batteria. Per telefonino.net, Antonio Monaco.